Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a Prato di Campoli, un ritorno. Pensate che qui ci manco da un paio d'anni e mezzo, quando, o un paio d'anni, quando ancora c'era il Covid, che ho fatto una scappata di quelle, esco fuori dal comune per venirmi a godere un po' di aria fresca. E siamo praticamente, vabbè, vi dicevo, a Prato di Campoli, guardate che piana meravigliosa. Oggi prenderemo il sentiero 617 che porta verso il Pizzo d'Eta, quindi farò più o meno la stessa strada già fatta per il Pizzo d'Eta e poi andremo su, invece di andare a destra verso il Pizzo d'Eta andremo verso sinistra per il Monte del Passeggio. Con noi oggi, dopo un mese e mezzo di panchina e tribuna per vari mal di schiena, abbiamo il ritorno del grande zio. Buongiorno a tutti. Oggi per far brutta figura sarò il numero uno, come sempre. Però intanto saluto quell'infame di Alfonso, perché siamo arrivati a 996-97, mi sembra stamattina, d'aver controllato. E te devi essere pronto per quello che devi dire. Alfa, non vieni. Vabbè, e comunque saluto pure Sara. E poi con noi una new entry, Carla Trekking, che anche lei ha un canale che poi vi metto in descrizione se volete seguirla. Buongiorno, buongiorno a tutti. E niente ragazzi, ci avviamo passando per la piana di Prato di Campoli e vi teniamo aggiornati su quella che è la via per arrivare su al Monte Passeggio. Buona visione. Troviamo questo incrocio per Vado di Rocca, noi invece proseguiamo dritti per andare verso il Pizzo d'Eta. Guardate quest'albero, è una cosa veramente spettacolare. Siamo allo svincolo per Parete Nord del Pizzo d'Eta, Vado di Veroli, o altrimenti quella che è la direttissima, questa qui, il 617, che faremo per andare su diretti verso il Pizzo d'Eta e poi curviamo tutto per il passeggio. Iscrivetevi al canale, sono arrivati a 1000. Questa è la pizza per tutti, la birra. Tutte bucine, eh. Ci lasciamo dietro Prato di Campoli e qua entriamo nella faggeta, nel foliage. Nel foliage, qui sembra, c'è il foliage. Sembra tornato l'autunno. Scarpa nuova, oggi c'è ancora un po' di neve sulla vetta, quindi ho deciso di provare questo semirigido della Sportiva, è una Trango, presa a Roma da Campo Base, che vi consiglio vivamente, dove ci sono dei ragazzi preparati che vi accolgono e vi aiutano nella miglior scelta, sia per l'abbigliamento sia per le scarpe. E non solo, poi tutta l'attrezzatura da montagna, sia per il trekking che per l'arrampicata. Usciti dalla faggeta, qui c'è una vista spettacolare su Prato di Campoli, con tutte le montagne intorno, di cui purtroppo non conosco il nome, ma
meraviglioso. Ci avviciniamo verso la vetta, ancora c'è un'oretta ma cambia il tempo qui, ventilato, comincia a esserci qualche traccia di neve su, bello coperto. La neve ghiacciata ma anche un po' pappa, aperta, quindi una gran fatica a salire, ma proseguiamo, non ci arrendiamo. Siamo sulla cresta, finalmente un gran culo, neve quasi alle ginocchia, e adesso dovremmo essere arrivati alla vetta del Monte Passeggio. Dico dovremmo perché, ecco, questo è quello che si vede. Abbiamo preso diretto, abbiamo preso in direttissima, lo zio, è bello. Bestemmia, massale, bestemmia, arriva, fantastico. Eccoci! Una bella notizia, va! Monte Passeggio 2064. Una gran salita! Sì! E Carla ha dimostrato di essere natura! Una bestia! Ci voleva, non ci mancava solo Sara! Ci mancava pure Carla! Monte Passeggio 2064. Nonostante anche oggi è stata dura, abbiamo portato a casa.